Benvenuti nel mondo delle favole di Mirabilì. Ecco, se qui per raccontarvi un'altra storia della nostra collezione. Sì, sì, lo spettacolo di oggi è davvero straordinario. La nostra storia inizia una certa campagna, in quello che chiamano il granaio delle nazioni, a capisco bene perché. Non hanno visto un granaio per non stare nel mezzo, in modo che incontrano un sacco di strani, saluti, lati e anche un po' simili che si vada quelle parti. E anche se non piacerà ai costruttori, perché le case costruite sulle paludi tendono a sprofondare, è il posto ideale se vi capita di essere in anatra. Non credo, appena che queste uova si chiudano improvvisamente. È lo stesso di tutti i partenti. Non si può essere felici se c'è subito qualche piccione che viene a rovinare tutto. Sei sicura che è tuo? Quei fattorini sono così distratti che potrebbero averci portato le uova sbagliate. È difficile dirlo, finché non si apre. A me un altro è successo. Ho ordinato un uovo dal catalogo e l'ho curato per giorni. Ma il poverino non riusciva a volare, perché era un cattivo. Perché non me lo riporti e ti fai ridare i soldi? No, tante grazie. Io credo che aspetterò di vedere che cosa mi viene fuori. Ma apprezzo moltissimo i tuoi consigli. Ma come vuoi, ma penso che te ne sei più alto. Beh, a questo pollo sei un cattivo di futuro, ma direi che sei un'anatra piuttosto strana, piccola mia. Adesso vai a giocare con i fratellini e le sorelline, intanto che pensa un altro nome. Gli altri stavano già pensando che era troppo grande per giocare a fare un nuovo con me. È uno scherzo così consueto, forse aveva ragione Edith. Ma immagino che il modo migliore di sapere se è un anatra o no è di buttarla in acqua. Andiamo bambini, vi porto a pranzo in un ristorantino sul lago e dato che siete stati chiusi con le uova per tanto tempo, pagherò io. Generoso da forte stima, dovrebbe sapere che gli antropoli mi nascono con i soldi in tasca. Vorranno neanche in tasca. Comunque li portò lungo la riva e dopo una breve spiegazione di come utilizzare i loro fischietti per galleggiare, tutto perfetto. Coraggio, l'ultimo po' del caffè! Gli anatroccoli si trovarono subito nel loro elemento. Tranne uno che non vedeva un buon motivo per doversi toccare. Tu andiamo, piccola, non affoderai, le pinne ti faranno galleggiare. Naturalmente se sei una vera anatra. Tu invece sei un cacchino, probabilmente andrai di sicuro a fondo, come un sasso. Tuffati subito, piccola! Sono a caldo, posso amarti forti come la mia compagna di scuola che non voleva mai fare i bagni. Tu, coraggio!
puoi farcela, coraggio, tu, salta! Bravissima, comunque credo che non battiti sia vinto. Vediamo come si dice. Mi sembra un anno che cammina come un anno che è stato un leante. Allora non può essere un padrone durante il dito. Sei stata bravissima! Magnifico! Adesso è ora di andare giù a loro dopo il caffè. Questa pellicola l'ho installata di vermi. Non ho dito sempre un insegnante come pensare a un vecchiato di vermi più stressanti se farsi venire la colina in bocca. Dicono che il sapere è finito di andare in bocca di rana. Quel giorno era capitato che tutte le mamme anche avevano portato due tizie da pranzo fuori e il punto era più stesso della grande muraglia il giorno del compleanno di Gianciccio. Quanto stupite era perché il piatto del giorno a base di lardo era un prezzo speciale, solo $2.99. La maggior parte delle famiglie avevano dato i loro nomi e aspettavano di avere un tavolo. Non tutti voleva un'ora perché se ne liberasse uno nella sezione non fumatori, la mamma di Cassi decide di portare la covata in un ristello di vicino a far visita alla certa mamma rossa. Bambini, stiamo andando a trovare una signora molto famosa. Quando ci sta arrivando la sua? Comportatevi bene e quando vi presenterò a mamma Osa voglio che la salutiate con un perfetto inchino. Bene. Buongiorno mamma Osa, mi auguro che tu stia bene. Congratulazioni, ho sentito che la rete televisiva ti ha rinnovato il contatto. Questi sono i miei figli. Guarda che non è grossa, ne hai mai vista una così grossa? Sai. Ehi, tu ragioni, dico attenti per grazie e grande attività. Ehi, voi bulli, lasciatela stare, capito? Ehi, voi tre, che ci fate a fare con lei? Non sapete che è contagioso? Potreste diventare spaziati e buffi come lei. Già, ragioni, quella a destra mi aspetta un po' buffo, è troppo grosso e con quei piedi sembra che abbia avuto un'ali di gomma. Senti, dici che sia così perché è stato troppo tempo nell'uovo? E che provviso due ti metterò a tutti. Forse, ma non posso usare il mio spettacolo, troppo strano. Oh, pazienza, sì. Comunque non tutte le anatre devono far carriera nel mondo dello spettacolo, non credi mamma Oca? Certo che no. Adesso che Paterino e anche Gattone cercano di rientrare, sarà meglio che la piccola senti un'altra strada. Arrivati in tutto che andranno bene per il mio spettacolo, ti faccio chiamare dalla mia segretaria, d'accordo? Devo andare a riposarmi, ho un mal di piedi terribile. Ciao! È ora di andare, bambini! Andiamo a comprarci qualche bronco! Sì. Ma dove credi di andare? E ristorante per i tutti i gusti da quella parte. E la sorgia adesso ti dice morito. Senta la nostra qui ragazzini. E non vogliamo bruciare a broccoli da queste parole. Andiamo da qui, ormai sarà qualche chilometro da qui. E adesso che facciamo? Andiamo a bombardare qualche ciccione calvo giù alla pianta? Quando Bocchi riuscì a guardarsi con calma intorno, la mamma e i fratellini sembravano essersela già svegliata. Svegliata, capito? Mamma! Mamma! Ma sicuramente non mi vanno più a cena qua. O forse mamma era preoccupata perché non aveva abbastanza soldi per pagare il pranzo per tutti. E chiede, sapete, un panino in pizza, una patata stritola, mettiti un giro di birra e il pranzetto diventa piuttosto sospeso. Pensate che una volta in uno di quei posti dove servono gli hamburger, ho visto un clown cominciare a cantare la sua canzoncina e una mamma con 9 ragazzini prenderlo a calcio negli spinti. Allora, dove eravamo? Ah già, Bocchi vado per giorni e giorni e vive un sacco di cose. Mamma! Larry! Larry! Ma che è questo, che amore morì? Mi sono le piante che ti perdite. Forse, già ho la
infatti i miei corpi se non li fossero mai un istante, e proprio quando pensava che non avrebbe mai più visto nessuno... Però non devi essere più fortunato, basti che puoi andare lungo la strada, ma i risultati erano sempre gli stessi. Non sapevo che essere tutti si definisse così solito. Tutti gli altri hanno qualcuno di loro e nulla. Sono molto. Forse dovrei farmi fare una plastica. Ah, ecco una cosa. Magari le mie mani penseranno che sono carina, ma che sono un po' brutta. Buongiorno signore, sono la trappola sperduta, sono cucina, lo so, ma non so fare sono con voi per caso. Come un'altra bocca da sfamare, che cosa può fare una brutta matrocola? Sai pensare che odio di dare un trattore e sistemare l'antenna della televisione? Ma se penso che carino, anche se è un po' brutta. Ok, puoi restare. Sì, no, entra dentro allora, dai, che cosa aspetti? Che ti sei andata a casa rossa, sgrida, ti credi che voglio stare sulla porta tutto il giorno? Questa Carlella Gallina, quello è il mio gatto che ne mette, non mangiate di tra voi. Io sono fatto, la brutta matracola. Non fare sentire la padrona, io sono il mio gatto che si muove le spinte. È vero, confermo. Perché non mangio te? Perché io faccio le uova, stupida. Tu le sai fare, eh? Non posso fare, ragazzi! Hai fatto le uova? Ah, no! Che bacio! Vero, non fa la cosa nostra! Ascolta, Bacchi, perché mi puoi dire? È per qualcosa che sai fare! Allora, da dove vieni? Lavoravi da qualche parte? A che tipo di carriera pensi di dedicarti, piccolina? Nonostante quello che mi sento, mamma Opa, io vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo. Questa è una piattoria di spettacolo, ok? Quindi niente gente di spettacolo. Abbiamo lavorato. Perché la mamma Opa non sta qua. Perciò segui il mio consiglio, ti piace il pubblico, va a fare la cameriera. Ecco qui, ha già ricevuto il primo ordine. A questo punto Bacchi vorrebbe essere rimasta nel suo uovo. Ah, che vedi, non posso continuare ad andare in giro con tutti che mi disprezzano. Guarderò la pubblica in me stessa. Sono troppo da tanto come pacchetteria. E mi preferiranno ragazzi che si chiamano Tiffany e Veronica. Vorrei scomparire nel tramonto. Ma non sanno anche dove è l'accidente? E forse è stato trovare il lavoro come donna e dalle donne nel posto. Allora mi sono girato e ho detto a quel gatto. Un po' di subito, la trappa dalla mia coda si strappo il bacino che la faccia su. Non ho lasciato andare. È un serio, amico. Non c'è niente di peggio di un topo che fa lo spazzone. Bacchi decide di rimanere su casa finché non se ne fossero andati. Col passare del tempo, la piccola Bacchi cominciò a dimenticare la mamma e i fratellini. Era sempre il posto ideale per Monaco. Passava le giornate a giocare da sola e a nascondersi col pacco quando vedeva i topi. E se avesse avuto un orologio col calendario o un posto per portarli, si sarebbe accorta che l'inverno era alle porte. Così cominciavano le cose, vide solo le foglie cadere e sentì che l'acqua cominciava a congelare le sue stanchezze palmari. Dove vai? Non c'è fare il mio da qui. Sono una persona Non sei proprio brutta, si potrebbe dire che sei un tipo. Ma essere amici? No, sicuro, non c'è niente di male, non farò sentire la mamma nota. Un giorno le cancelleranno il programma.
Ehi, sembra il richiamo del germano reale che abbiamo incontrato stamattina. Era un richiamo fasullo, mi sento così. La povera piccola era triste per l'assistenza dei suoi amici, ma il pezzo doveva ancora venire. Oltre al fatto che la famiglia si era riempita di gente con la camicia a scacchi che stava la carta agli uccelli, l'arrivo dell'inverno significava che sarà molto meno cibo per i poveri una troppa disperdita. In effetti, quando Buffy finalmente riuscì a tornare nella vecchia dove era nata, il ristorante per le anatre era chiuso per il riposo invernale e l'acqua diventava sempre più stretta. Wow, che regista non ha lasciato questa gente che fa per scattare le dita. Accidenti. Come ha fatto a darmi questa parte? Tutti i bambini erano tutti in capo. Scongelando. Le cose andranno sempre peggio prima di andare meglio, come diceva la mia bisnonna. Era imbarcata su Mayflower con i padri pellegrini come la ratrice, naturalmente, ma avrebbe benissimo potuto riferirsi alla povera Buffy. Per tutto il lungo, gelido inverno, la piccola abbandonata morì di freddo. E per fortuna pioveva il cenino incorporato, altrimenti non se l'avrebbe mai fatta. Comunque era quasi un pezzo di ghiaccio quando finalmente arrivò la prima volta. Andartene, giovane signore. Signore, che bello che gira! Ma tanto sono brutto, sono una giustissima la placca, non se gli stanno tagliando una cosa, sono in casa una cosa. Se pensi di essere brutto, faresti meglio a guardarti, signore. Mamma! Forse dovremmo cominciare dalla coordinazione di noi.
Dopo non molto, Buffy passò a lezioni più importanti. Quando arrivò il Libby, aveva già imparato l'etichetta dei cigni, compreso con quale ala si tiene la forchetta. E quando si avvicinarono delle vecchie conoscenze, era ormai arrivata l'ultima lezione. Guardate più il terreno. Guardate, bambini, quattro cigni che volano. Basta il seriato per l'ago, così. Barra a destra. Battete più veloci, tu? No, mi piace molto l'ultima. Sì, sembra la più giovane e la più forte. Che magnifico impegno. Sono sicuro che tua madre, dovunque si trovi, sia molto orgogliosa di lei. Ma questo credo. Sì, ho la voglia di tornare indietro a fargliela vedere. Peccato che non ho ancora imparato da sbagliare. Ah, ma che diamo, ho passato due mesi seduto sul mare da Covani. Siete felici, mi trattolini. E volo via verso una nuova vita in cui imparò anche ad incontrare i miei gatti. Non più come Buffy la brutta anatroccola, ma come Downy il figlio.